Ciao a tutti, visto il periodo, adesso andiamo un po' in pausa con le camminate e le escursioni e ci dedichiamo a dei video un po' a tema, solo per queste settimane di dicembre. Ciao a tutti, oggi siamo in Piemonte, in Valle Antigorio, siamo stati ospitati dai nostri amici Giovanni, Melina e Sara, ci sono anche Matteo e Leone, ma non si vedono adesso. E siamo venuti qua per vedere i presepi sull'acqua organizzati dagli abitanti del posto. E è proprio un evento imperdibile, finalmente siamo riusciti a venire. Ci troviamo a Mozio, è una frazione di Crodo, dove da 8 anni ci sono dei meravigliosi presepi sull'acqua che attirano tanti turisti, non solo del Piemonte, ma anche della Lombardia e altri posti. E i presepi sono realizzati dai curatori che sono abitanti del posto e anche turisti che vengono qui in estate o durante le vacanze natalizie. I presepi in tutto sono circa una 60 e si trovano nelle diverse frazioni. Noi abbiamo visto alcuni di Mozio, Viceno e Cravegna. Si possono visitare sia individualmente, perché sono comunque accessibili 24 ore su 24, oppure partecipare ad alcune visite guidate. Siamo arrivati ieri pomeriggio. E io sono andata a vedere un po' alcuni presepi di Mozio, Viceno e Cravegna illuminati e sono davvero meravigliosi. Una signora del posto ci ha detto che in realtà i presepi non sono 60, ma sono 120, perché un conto è vederli alla luce e un conto è vederli al buio illuminati. Sono visitabili dal 3 dicembre all'8 gennaio. Essendo davvero tanti, tra uno e l'altro ci si può spostare anche con la macchina. Oppure esiste anche un servizio navetta. Comunque lascio sotto in descrizione il link in cui trovate tutte le informazioni utili. Abbiamo incontrato il signor Giuseppe che si è occupato di uno dei presepi e adesso ci spiega due cose su questo bellissimo evento. Buongiorno. I presepi sull'acqua sono stati ideati da noi amministrazione comunale nel 2014 da un'idea di una consigliera che abbiamo approvato immediatamente per valorizzare il nostro bel paese, bella zona. È diventato in breve tempo, in questi 8 anni, 9, è diventato il paese dei presepi sull'acqua. Ognuno si sbizzarrisce in tutto quello che ha. Per quello che mi riguarda, i nostri presepi sono sempre stati fatti o con le pigne o con le castagne e le foglie di castagne, tronchi di albero, cortecce, dove tutti i papà possono andare nel bosco a raccogliere il materiale gratuitamente. E ci si diverte, ci vuole un po' di pazienza, l'attrezzatura è niente, una colla a caldo, tanta fantasia, qualche chiodino, nulla, una piccola lampadina a basso consumo ed è fatto il nostro presepe ecologico. Grazie mille. Si richiama tanti turisti. Eh sì, non so se ve lo dico, è tutto prenotato. Arrivano, c'è intasato il sito. Ci vedo. Allora, noi eravamo ospitati in questa bellissima casa. Se in futuro dovesse diventare un bed and breakfast, ve lo farò sapere. Per chi vuol venire a vedere i presepi, il 30 dicembre alle ore 16 presso la chiesa di San Giacomo ci sarà un concerto di Natale per un Natale di pace. Così potete visitare i presepi e sentire alcune canzoni fatte dal coro di Mozio.
Ravegna. È divertentissimo girare per le viuzze con la pila del telefono. E è un po' una sorta di caccia al tesoro. A tempo, perché ho lasciato il Teo e il Leo a casa. E quindi è toccata e fuga. Però che bello. E ho rischiato di più qui di farmi male rispetto ad altre escursioni che ho fatto, perché c'è un po' di ghiaccio, anche se sono state pulite bene le strade e i vicoletti, comunque un po' di ghiaccio c'è, quindi fare attenzione e mettere le scarpe giuste. Riemersa delle stradine, c'è scritto 55-56, mi stavo avviando, poi c'è scritto 6 km, quindi no, non mi avvio da nessuna parte. Entra dentro al lavatoio, c'è anche uno scambio libri, non c'era la luce, ma ho illuminato con la pila del telefono. Che roba! Ultima tappa di questi 2 giorni, ecco Matteo, visto c'è, stiamo scendendo a Crodo per vedere ancora qualche presepe, poi torniamo a casa.
andata a sbirciare un attimo il forno, purtroppo poi non ce n'è più, ne ho fatte 280 pagnotte oggi, tutto venduto. Qua si trova anche la chiesa dell'Immacolata, oggi aperta proprio perché è l'8 dicembre e quindi non potevamo non fermarci a dare un'occhiata. E questo è il presepe numero 1. Anche il giro di oggi è finito, spero vi sia piaciuto, grazie mille dell'ospitalità, alla prossima e ciao. Buone feste! Ciao. Buone feste. Ciao. Ciao. Questo è proprio un evento imperdibile, finalmente siamo riusciti a venire. Adesso vi facciamo... Va bene, va bene. Non ho detto niente che siamo a Mozio e... L'aggiungo dopo e taglio al massimo. Ci siamo. Bene. Adesso siamo a Mozio, che è una delle frazioni di Crodo, e i presepi si trovano... Ehi, ciao tu! Aspetta. Grazie. Ciao.